Maria Camilli. Cerca di prendere la parola, ma... Guidato da mia sorella Claudia, studentessa del terzo anno di lingue e letterature straniere alla Bocconi, misi piede qui per la prima volta nell'estate 1961. Nel momento in cui veniva eretto il muro di Berlino. Mi iscrissi, non esisteva allora il numero più della prova di selezione, forse diversamente non sarei mai entrato in questa circostanza. Invitate, e tutti mi hanno immediatamente e affettuosamente detto sì, le persone che nella mia vita sono state responsabili per avermi mandato in Europa. Aveva accettato di essere con noi oggi Silvio Berlusconi, che il suo primo governo mi nominò commissario europeo. Purtroppo non era in grado di venire questa mattina. Lo ringrazio comunque moltissimo di aver accettato e faccio a lui e alla sua salute tutti i miei auguri. Ho invitato poi in senso Presidente designato della Commissione Romano Prodi, che ringrazio ancora, e a Romano Prodi devo poi un grande ringraziamento per la fiducia che mi ha dato, assegnandomi forse la posizione più potente e quindi anche pericolosa tra i vari commissari oggi. E ringrazio soprattutto e anche i ministri di quel governo che hanno ciecamente risposto a una chiamata del Presidente Napolitano e mia, con, credo, la consapevolezza in quel momento di andare incontro solo ad un grande peso, ma questo si fa quando si è chiamati, e io mi sento tuttora profondamente vicino alla Commissione, non ho certo avuto quei ruoli che troppo generosamente la Presidente ha voluto riconoscermi, ma certo è stato un enorme piacere per me vedere, dopo il suo arrivo nel 2019, la Commissione e il riflesso dell'Unione Europea, mentre attraversavano le condizioni più difficili, fare quei passi di realizzazione della profezia, diciamo, nella costruzione dell'Europa attraverso le crisi, che ha portato la nostra Unione Europea a, che incontra ancora infinite difficoltà di cui la Presidente ha parlato, ma tuttavia a livelli di attivismo ben orientato davvero senza precedenti.